Primi tre punti per il Terracina in questo campionato. Dopo la sfortunata prova di domenica scorsa a San Cesario, i ragazzi di Guglielmo Bacci si riscattano dominando in lungo e largo la neopromossa Santa Maria delle Mole, chiudendo con il più classico dei risultati 2-0. Si è giocato, come è noto, al Tasciotti di Sezze per la momentanea, si spera, indisponibilità del Mario Colavolpe, che dovrebbe riaprire battenti il prossimo 6 ottobre. Nuvoli al 33esimo di tempo metteva i brividi al portiere ospite con un colpo di testa che rimbalzava pericolosamente nell'area piccola. Brugnettini si rifugiava in angolo. Al 45esimo era sempre il centrocampista tirrenico a reclamare un eclatante rigore per un intervento da tergo fuori tempo di Fusaroli. Prima del duplice fischio, vano subentrato all'infortunato Raso, si liberava ma calcia sul fondo. Nella ripresa il Terracina trovava i colpi vincenti. Era il quinto minuto quando Vano, dopo una lunga galoppata, serviva Nuvoli che arrivava con un attimo di ritardo. Al 15esimo punizione pennellata di Marzullo sotto l'incrocio dei pali, 1-0. Il gol del Mago dà maggiore tranquillità al Terracina che trovava il raddoppio con Nuvoli al 24esimo, ma la rete veniva annullata per un doppio fuorigioco. Il 2-0 portava la firma di Vano che su assist di Festa si liberava dell'avversario e con un destro teso non lasciava scampo a Brugnettini. Il Terracina mercoledì prossimo sarà impegnato a Torre del Greco contro la Turris per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Di fronte la squadra allenata dal ciociaro Ezio Castellucci con l'ex bomber di Fondi, Aprilia e Sora, il polacco Branicki.